Allora, questo è un tutorial. Sotto all'ultimo video un paio di ragazze me l'hanno richiesto. Ed è un tutorial fatto praticamente quasi completamente con prodotti Essence. Praticamente li avete visti tutti nel. Se dico un'altra volta, praticamente smetto di fare questo video. Li avete visti tutti nel video haul. Il protagonista principale è la palettina 07 Over the Top, questa bellissima palettina che vi ho già fatto vedere, ve la faccio rivedere, di Essence, che mi piace da morire, ed è un trucco tutto top. È molto semplice. Il rossetto è l'Inde Nude, questo qui, e ho usato anche l'highlighter della Sun Club. Insomma, spero che il tutorial vi piaccia. Prima di chiudere, volevo innanzitutto allontanarmi, perché sennò volevo salutare le mie compagne di classe, ovvero Dalila, ciao cara, e Luisa e Natasha, che mi guardano spesso, anche se io mi vergogno. Comunque, Dalila, se non la salutavo, mi ammazzava, quindi la devo salutare per forza. Quindi, niente ragazze, vi lascio il tutorial e un bacio, ciao! Allora, ho già fatto la mia base. Una base normalissima, e aspettate che non mi vedo, ok, una base normalissima. Adesso applico un primer, che è questo, l'Eye Base di Kiko, solito, faccio un occhio, se esce magari, ok, poca, perché tanto ne serve poca, l'applico su tutto l'occhio, fin sotto il sopracciglio. Questa neutralizza anche leggermente le discromie della pelle, quindi è ottima. La faccio stare un secondo, anche se non ha granché bisogno di asciugarsi. E come vi ho detto prima, questo sarà un trucco fatto totalmente con questo quad di Essence, che è lo 07 Over the Top. Voi non lo leggete, comunque è quello che vi ho fatto vedere nel video haul. Ed è questo bellissimo quad con questi quattro colori top molto molto belli. E il primo colore che andremo a applicare lo applicheremo con un pennello molto grande come questo. Questo è della Cinecittà ed è il 12. E applicherò questo qui su tutta la palpebra mobile, anche arrivando un po' sulla piega. Questo qui, che è un colore completamente matto, un colore abbastanza, un top abbastanza neutro. Ecco, e lo applichiamo così su tutto, picchiettandolo e tirandolo leggermente su tutta la palpebra mobile. Questa sarà la base di questo trucco, abbastanza facile, cioè, no, anzi, più che abbastanza facile. Ok, lo posiziono in questa maniera. Come vedete, sono salita un po' qui, leggermente, insomma, per dare un senso di continuità al tutto. E poi col lato pulito del pennello prendo questo qui, che è l'illuminante chiaro chiaro chiaro. È un panna neutro matte. Sì, è matte. Potrebbe anche sembrare un po' satinato, però a me sembra più matte. Sì, mi sembra più matte. E lo applico comunque sotto tutta l'arcata sopraccigliare. Ecco qui. Anche un po' qui all'angolo interno. Tanto poi andremo a ripassare tutti i punti luce. Così. Perfetto. Questa. Fuori uno. Adesso con un pennello piatto leggermente più piccolo prendo questo, che è il top medio brillantinato, cioè sì, è satinato, ecco, diciamo così. Ne prendo un po' l'asciutto e lo applico qui, lo tampono nell'angolo esterno, rimanendo all'interno della palpebra mobile, quindi non uscendo fuori. Lo applico solo in questo triangolino qui, praticamente, come fosse la gigantesca coda di un eyeliner, no? Solo questo triangolino qui. Abbondo all'attaccatura e poi, sempre tirandolo verso il basso, rimango nella palpebra mobile. Ecco. Spero si veda. Adesso con un pennello da sfumatura, il mio solito e amatissimo
ma anche odiatissimo. Adesso vi dico perché. 227 di Zoeva, questo qui, l'ho lavato male, cioè l'ho lavato senza strizzarlo bene e si è aperto leggermente. Lo odio. Comunque riprendo il colore che ho preso prima, di punta, batto l'eccesso e vado a fare una sommaria sfumatura. Però leggera, oltrepassando la piega dell'occhio. Questa operazione dipende anche dalla forma dell'occhio che avete, insomma. Io non la oltrepasso molto perché non ho un grande spazio tra la piega dell'occhio e l'arcata sopraccigliare. Ci sono ragazze che hanno le sopracciglia molto alte o l'arcata sopraccigliare, insomma, molto alte, quindi potete fare questa operazione in maniera più, più vistosa, ecco. Io non posso perché altrimenti mi viene il punto luce marrone, non è il caso. Quindi, facendo questo, ne prendo un altro po', sempre di punta, sempre poco poco. Ho ottenuto questo. Adesso prendo il pennello con cui ho applicato prima, quindi questo che è il pennello piatto che ho preso prima, e le prendo di punta sempre lo stesso colore. Lo prendo di punta e lo applico nella parte inferiore dell'occhio. Sempre di punta. Questo è un trucco che secondo me sta bene a tutti gli occhi, a tutti i tipi di colori, perché i taupe valorizzano molto un po' tutto, tutti i colori di occhi. Ecco qua. E l'ho applicato nella parte inferiore. Adesso con un pennello penna, tipo questo, prendo, abbastanza morbido, non rigido, evidentemente, altrimenti vi lascio la macchia. Prendo questo, che è il colore più scuro, il taupo più scuro, lo prendo di, non di punta, invece non faccio questo, faccio questo, lo prendo così, ok, e lo applico nell'angolo esterno, nella V, esterna è la V o è la C? Non mi ricordo, comunque. L'applico qui. Ecco qua. Questo trucco è molto molto utile perché lo potete fare molto leggero, molto tenue, lasciarlo così e va benissimo anche per il giorno se siete abituati, insomma, a truccarvi di colori abbastanza cupi, abbastanza scuri, e potete poi intensificarlo, bagnare le ombretti per avere un colore più intenso e quindi usarlo la sera. Ovviamente se siete truccate così di giorno potrete tranquillamente ripassare da sopra con gli stessi ombretti bagnati e uscire dopo neanche 5 minuti. Ne metto un po' anche qui nell'angolo esterno inferiore. Ecco qua. Come vedete ho scurito la parte esterna. Se la V esterna, la V o la C, che dir si può, insomma, la parte esterna vi piace ancora più scura, potete utilizzare una puntina di nero, ovviamente, però a me piace anche così. Fatto. Adesso riprendo il pennello con cui abbiamo applicato i punti luce e riprendo il panna. E lo applico qui, di nuovo qui, ripasso tutti i punti luce. Bene, il trucco è finito. Adesso applico, a questa discrezione, se avete una bella matita grigia potete applicare una matita grigia. Io applico anche una matita del colore dei vostri occhi. Non è male, però io applicherò una matita nera, questa è la Smolder di MAC. Semplicissima.
L'applico anche nella parte superiore, senza farmi uscire le lenti a contatto. Ed ecco qua, ho applicato la matita. Ora applico il mascara, uno a caso, l'Ultratec di Kiko, giusto per cambiare. Rimane sempre un bel mascara. Ho comprato quello 2 in 1 della Rimmel su eBay. Non vedo l'ora che arrivi. Quello 2 in 1 intendo quello con i due scovolini come quello nuovo di Essence, che è irreperibile. Allora io alla facciaccia di tutte voi che vi siete prese il mio mascara con i due scovolini di Essence, mi sono comprato quello di Rimmel. Faccio una passatina di un altro mascara, giusto perché così mi piace di più. Ci metto questo, il Great Lash di Maybelline, che io metto sempre, lo uso praticamente come top coat per tutti i mascara, perché questo scovolino micro pettina molto bene le ciglia. Dà un bell'effetto. Ecco qua. Adesso ridisegno il sopracciglio e lo faccio con... Se riesco a prenderlo, scusate, con un pennellino angolato molto molto piccolo. Questo è di Makeup Forever dell'Eyebrow Brush. Sì, l'Eyebrow Brush, infatti è perfetto per le sopracciglia. E uso l'Eyebrow Kit di Elf. Questo è medium. Scusate, problemino con le lenti a contatto. Fatto. E questo kit ultimamente l'ho riscoperto. Mi sta piacendo. Puccio dentro il pennello e vado a ridisegnare il mio sopracciglio. Ridisegnare, insomma, io non è che devo ridisegnare granché, vado a riempire qualche vuoto. Già ho le sopracciglia abbastanza folte, poi se le ridisegno succede il macello. Comunque vado a riempire qualche vuoto. Prendo anche un po' della polvere chiara con lo stesso pennellino. Eyebrow gel di Essence. Più finito. Adesso faccio l'altro e ci vediamo dopo per il resto del viso. Allora, il look è questo, quello degli occhi, ovviamente. Se vedete differenze di colore, insomma, è perché ho la luce solo da un lato, dall'altro c'è la luce naturale. Comunque, per il resto del viso, faccio un piccolo contouring leggero. Io mi sono ricordata di avere questa palette della Sovaline. Quella del viso, quella con le ciprie di tutti i colori e le terre per il contouring. Le due terre per il contouring sono molto carine perché fredde queste due. L'unico problema è che questa terra qui, che era la più giusta per fare il contouring, questa è molto molto chiara, non scriveva per niente. Allora, cosa mi è venuto in mente di fare? L'ho grattata, come vedete, è completamente grattata, e l'ho messa, la polverina che ne è venuta fuori l'ho messa in una piccola jar. Come questa di trucco minerale, questa qui, e quindi adesso è venuta una bellissima terra fredda per fare il contouring e mi piace molto, la sto usando, anche perché trovare una terra fredda di una tonalità giusta è difficile, come vedete c'è qui, quindi metto un po', e tra l'altro ha una scrivenza media, né troppo alta né troppo bassa, quindi non si rischia di fare errori, e faccio un po' di contouring, ed è veramente sfumabile alla perfezione, quindi mi piace davvero tanto. Se anche voi avete questa palette e non scrive quella terra, usatela
utilizzatela in questo modo. Vedete, è molto molto sfumabile. Non lascia la macchia, è molto carina. Qui mi smagrisco un po'. Poco poco. Sono le facce sceme che faccio io quando mi faccio il contouring. Ecco qua. E adesso applico il blush. Senza fare danni cortesemente. Voi non l'avete visto, ma stavo per far cadere tutta la polverina a terra, insomma, della terra, per terra. Come blush applico con questo pennello tondo, che uso spesso per il blush, questo qui di Pupa, che è quello della Baroque Couture, il numero 2, che è un blush rosa naturale biscottato, che uso spesso, come avrete notato. Lo applico qui. Non lo applico dall'attaccatura dei capelli perché voglio darmi un aspetto un po' più naturale. Con un pennello pulito lo sfumo ulteriormente, tolgo eventuali eccessi. Poi, adesso vi faccio vedere anche com'è l'illuminante di Essence applicato, ed è quello che vi ho fatto vedere nel video haul, questo qui della Fan Club. E lo applico con questo stranissimo pennello da sfumatura di Makeup Forever, che è il 18S, questo qui, che come vedete è tagliato così, stranissimo. È un pennello da sfumatura per occhi, però è ottimo anche per fare questo tipo di lavoro. Ovvero mettere l'illuminante. Lo metto qui. Spero riusciate a vederlo. Io lo vedo. Dà un effetto luce molto molto delicato. È molto carino, che lo si può usare sempre. Certo, non è come quei mega illuminanti di MAC che sembrano luci al neon sulla faccia, però non è neanche malaccio. Ora per le labbra utilizzo un altro acquisto Essence, che è il 52 in the Nude. Questo è un tutorial tutto Essence. Lo applico, anzi, sotto ci mettiamo una bella matita. Ci sarebbe sempre di Essence, se la trovo, ecco qui, è la 01 Soft Rose. La metto, mi vedete? Sì, ecco qui, una matita proprio color labbra, e ci metto sopra l'In the Nude.
anche intonato abbastanza al blush. Niente, questo è il look finito. Spero che il tutorial sia venuto bene e vi sia piaciuto. E un bacio, ciao!